Cioè, quando è partito il tiro che hai lasciato andare lì? No, la sensazione di aver fatto gol, perché l'ho colpita talmente bene che pensavo il portiere non potesse arrivare, invece l'ha toccata e l'ha deviata sulla traversa, peccato. Poi subito dopo sul calcio d'angolo abbiamo avuto un'altra occasione buona per vincere la partita con Trevisan, però purtroppo quei 10 minuti di sbandamento nel secondo tempo hanno fatto sì che abbia lasciato per strada 2 punti importanti. Credo che siano 2 punti persi, quello mi sembra anche ovvio. Sì, il rammarico è che perché sono anche un punto guadagnato, insomma, sì, proprio 2 punti persi. 2 punti persi perché nel primo tempo avevamo gestito nella maniera giusta la partita, rallentando quando c'era da rallentare, dato il grande caldo, siamo riusciti a fare 2 gol, abbiamo avuto qualche occasione anche per farne uno in più, e purtroppo mi ha spento la luce per i primi 10 minuti del secondo tempo, e con gente come Sforzini, che in questo momento qua reputo uno dei attaccanti più forti che c'è nella categoria, ti punisce. Poi abbiamo cercato dopo quei 10 minuti di ritornare di nuovo a prendere le redini del gioco, ci siamo anche secondo me riusciti, però non siamo più stati lucidi e concreti come eravamo stati nel primo tempo. Forse avete pagato proprio il caldo nella ripresa. Sì, primo vero caldo, e abbiamo un po' pagato nella ripresa, anche perché loro sono entrati in campo un po' più aggressivi, ci hanno un po' dato un po' di pressione in più rispetto al primo tempo, ed è ovvio che quando arrivano i 30 gradi e soprattutto per la prima volta in campionato si fanno sentire. Anche se la nostra tenuta è stata ottima, abbiamo retto bene, c'eravamo in 3-4 che abbiamo giocato poco nell'ultimo periodo, e credo che a livello di condizione abbiamo fatto vedere che c'è anche quella. Ieri il mister, nel dopo partita, diceva che c'è quello che ci siamo detti anche all'intervallo, secondo me ci siamo detti le cose giuste. Quindi com'è possibile? Quindi vedere, c'è un po' un blackout 2 minuti completamente del pallone. Abbiamo detto le cose giuste, soprattutto di pensare di essere ancora sullo 0-0, rimanere concentrati, di non concedere nulla, tutte cose giuste che al rientro in campo eravamo convinti di riportare in campo, però ripeto, tante volte sono il primo a dare dei meriti all'avversario, perché in questa categoria ci sono avversari veramente bravi, squadre preparate, però credo che ieri sia stata tutta nostra la colpa, perché avere in pugno una partita come quella di ieri, in un momento del campionato così importante, avere quei 10 minuti così dove abbia smesso secondo me di giocare, non è giusto che avvenga, e soprattutto contro questi avversari ti puniscono. Anche perché loro fino a quel momento proprio mai dato. Fino a quel momento, ripeto, l'avevamo gestita nella maniera più giusta, nel primo tempo non hanno mai tirato in porta, non avevano mai avuto il pallino, il predominio del campo, quindi giocare fuori casa contro una squadra che arrivava da una vittoria contro il Varese in questo momento in grandissima forma, e vai lì in casa loro e riesci a dominare la gara per i primi 45 minuti, credo che se poi alla fine finisce 2 pari vuol dire che c'hai da recriminare qualcosa, e il rammarico più grande, ripeto, è non aver visto stamattina la classifica essere a 62 punti, perché 62 punti erano un grandissimo bottino per quanto riguarda prima la zona playoff, e poi non si sa mai, per sperare anche in qualcos'altro, però è un dato di fatto, siamo a lottare, a cercare di stringere i denti, perché 5 partite, 15 punti sono ancora tanti, e da dietro vanno velocissimi, fortissimi, una bella squadra come la Samp che non molla niente, e bisogna stare concentrati, perché ogni finale di stagione è duro e bisogna
di sicuro stare concentrati e stare sul pezzo fino all'ultima partita. Adesso comunque c'è anche l'opportunità, no? Si torna a Lugano, l'ultima volta insomma c'era stato quel 6-0, arrivarci magari con una vittoria a Grosseto, anche per voi dal punto di vista morale e psicologico sarebbe stato diverso, no? Perché sì, è vero quello. Il Molestrano però... è un'altra partita, si va a giocare. No, allora... il nostro primo obiettivo ieri era di sicuro ritrovare un po' l'autostima e cercare di riproporre calcio, quello che avevamo fatto contro il Pescara, dove avevamo subito in lungo e largo. Ieri credo che si è vista anche molta personalità, abbiamo gestito la palla soprattutto dalla metà campo in su, dato che loro ci concedevano spazio, abbiamo fatto vedere delle giocate che proviamo durante la settimana, quindi qualcosina l'abbiamo ritrovata. Cercavamo anche i tre punti, non credo per il morale, perché ripeto, già la prestazione quello te lo dà, ma soprattutto per la classifica, che già i tre punti restituiti col Torino era stata una grandissima notizia. Se fossimo riusciti a farne altri tre, tornavamo da una trasferta con 6 punti ed era veramente un qualcosa di straordinario. 6 punti in 20 ore sarebbero stati, cioè forse un record, credo. 6 punti in 20 ore in 3 giorni in teoria potevano essere stati straordinari. In 3 giorni poi abbiamo l'opportunità di giocare in casa e riuscire ancora ad aumentare questo bottino, quindi ripeto, rammarico grandissimo di aver buttato via 2 punti contro il Grosseto, tra andata e ritorno abbiamo perso 4 punti e credo che ne potevamo fare molti di più, perché credo che in questo momento qua ci sia molta differenza di qualità tra noi e loro, però il campionato è questo e dobbiamo guardare in faccia la realtà e ripeto, 5 partite importanti e 3 ce l'abbiamo in casa, dobbiamo sfruttare anche il fattore campo, dato che però nell'ultimo periodo non è a nostro favore, dato che in casa stiamo faticando tantissimo e c'è da proporre quella personalità che abbiamo proposto ieri, soprattutto in casa, perché in casa una squadra come la nostra non può faticare come ha faticato nell'ultimo periodo.